Entra Mazzantini a difendere la porta del Venezia, ma al 33esimo viene battuto da uno splendido colpo di testa del difensore Scugugia, al suo terzo gol in campionato. Quattro minuti dopo, doppia ammonizione per Marin, che deve così lasciare il campo. Cesena in inferiorità numerica e Biato deve compiere un miracolo su Campilongo per salvare la porta romagnola. Nella ripresa prima Servidei, poi Monaco cercano di conquistare il pareggio, ma è ancora Biato a opporsi. Al 16esimo infine cartellino rosso anche per il Venezia e Monaco a lasciare il campo e il Cesena.